ben ritrovati a TG Canavese in due minuti, le notizie di oggi, mercoledì 11 novembre. Canavese, il settore protezione civile e antincendi boschivi della regione Piemonte dichiara lo stato di massima pericolosità a partire da mercoledì 11 novembre per incendi boschivi. Sono attualmente interessate dagli incendi nella provincia di Torino le valli di Lanzo e del Canavese e nel Gunese le valli Monregalesi, Varà e Testura. Il sistema AIB sta intervenendo sugli incendi con uomini e mezzi del Corpo Volontari AIB Piemonte, coordinati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto previsto dalle procedure operative approvate dalla Regione Piemonte. Trausella. Sono terminati i lavori di risistemazione del manto stradale di gran parte dell'abitato di Trausella. Con questo intervento sono stati asfaltati 11.165 metri quadri totali di strade e precisamente l'asse in direzione Rueglio, quello in direzione inverso e il centro storico. Spiega il sindaco Mario Marubini, siamo felici di aver realizzato un intervento che non era più prorogabile. Cornier. Il comune di Cornier ha attivato una convenzione con Blue Assistance, società del gruppo Reale Mutua, per offrire ai cittadini di Cornier la possibilità di accedere a cure odontoiatriche a prezzi scontati. Le modalità di registrazione al servizio, gratuito per 6 mesi, è reperibile sul sito del comune di Cornier. Rivarolo Canavese. Sabato 7 novembre scorso, presso il palazzetto dello sport di Pino Torinese, si è tenuto il primo trofeo di karate ski città di Pino Torinese, a cui hanno partecipato atleti provenienti da Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana, Lombardia e Liguria, tra i quali anche il Renbukan Karate Do di Rivarolo. Organizzato dal maestro Curto, quinto Dan, e dal maestro Claudio Boscaratto, primo Dan, il trofeo, che ha visto oltre 80 partecipanti al via, prevedeva gare di kata e kumite individuali. Favria. Premiati vincitori al concorso di fotografia Favria in una cartolina, organizzata dal Comune, Biblioteca e Favria Giovane. Valeria Rosbock e Pino Chianese hanno vinto un buono spesa da spendere presso il CRAI di Favria, offerto dall'Associazione Favria Giovane. Valperga. La Croce Bianca del Canavese, domenica 15 novembre, festeggerà il 40° anniversario di fondazione, un momento importante che fornirà anche l'occasione per inaugurare i nuovi automezzi dell'associazione. Un'ambulanza per il soccorso sanitario dotata di defibrillatore semiautomatico, un'autovettura per i servizi sociosanitari e un pulmino attrezzato per il trasporto di persone disabili. Rivarolo Canavese, l'associazione Le Vibrisse, che si occupa del gattile di Rivarolo, organizza per domenica 29 novembre un pranzo pro gattile. Il ricavato verrà in parte devoluto all'associazione e utilizzato per apportare migliorie al rifugio, acquistare farmaci, pappe e per le spese veterinarie. Per informazioni e prenotazioni contattare Barbara al 346-5360-248. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di giornata.